trascinare un mese. La mostra è ben chiaro, raccoglie opere di artisti giovani non noti e molto noti, estoni, che si sono ispirati alle fiabe dei fratelli Grimm, che ovviamente sono conosciute anche in Estonia, ma non soltanto perché in Estonia si conosce l'opera di fiabe popolari dei fratelli Grimm, ma perché la materia che ha messo i fratelli Grimm appartiene tutto sommato al patrimonio mondiale, universale, sicuramente occidentale, ma anche negli altri continenti certe varianti, certe strutture fiammiste sono abbastanza note. I Grimm si erano occupati della tradizione popolare fiammesca, germanica, tedesca, con un obiettivo ben preciso, cioè quello di identificare appunto l'identità e la radice culturale tedesca attingendo alla sorgente, così dire, spontanea, che era rappresentata dai sapini che poi si articolavano nelle diverse fiabe popolari, le fiabe che raccontavano le serve, le tessitrici, gli uomini di fatica e così via, e cioè la gente del popolo. Secondo i Grimm era proprio lì che si sedimentava i saperi, sedimentavano i saperi storici e culturali che venivano da lontano, veramente la notte dei tempi. Questa mitologia comparata dei Grimm doveva poi svilupparsi attraverso questa opera omnia che veniva selezionata dai due fratelli attraverso un crivello letterario. E alla fine quest'opera era un'opera letteraria che guardava alla sua fonte popolare, tradizione orale, ma con un'attenzione diversa. E cioè veniva una volta per tutte fissata su carta, come incisa, inamovibile e trasmissibile alle altre generazioni, perché appunto accettata dalla stampa e dalla cultura ufficiale. In realtà l'obiettivo da loro centrato erano rappresentati da più obiettivi, non solo l'identità germanica costruita e ricostruita artificialmente, parliamo di identità, parliamo sempre di processo di identità molto problematici, a rendere meno truculente certe fiabe, come quelle di Cappuccetto Rosso, ma nelle prime edizioni Cappuccetto Rosso non era eroica così come la conosciamo nelle trasformazioni successive, soprattutto nelle traduzioni cinematografiche dei Grimm. E allora quest'opera, che si ispira peraltro a quella più antica e più monumentale di Giambattista Basile, appunto dei Punti, diventa Verona, un'opera dichiaratamente letteraria, scritta da Giambattista Basile intorno al 600, pubblicata dopo la sua morte, è nota adesso al grande pubblico perché è elaborata cinematograficamente da Garrone, che ha scelto tre fiabe fra le 50 e le ha appunto rese al cinema. Non rispettando in verità la materia fiammesca propria, ma ovviamente interpretando la sua morte, come giusto che sia, perché le fiabe popolari sono così, sono materia maleabile, dove ognuno ci lascia la sua impronta. Però circolano, però soprattutto quelle di tradizione orale appartengono a un gruppo, nessuno pensa di ricavare da una barzelletta. Il genere più vicino alla fiaba di tradizione orale, quando funzionava nel mondo popolare, è l'attuale barzelletta. Anche quella, nessuno si interroga da dove viene, chi l'ha inventata, perché c'è quella versione, non un'altra, così via. E le fiabe di tradizione popolare funzionavano a quel modo. È soltanto con l'attenzione della letterarietà che sono inventate altro. E l'inizio della fiaba, dopo Basile, è stata quella dei Grimm e poi l'attenzione occidentale nei confronti di questo genere fantasmatico. Ora, tutto questo entra nel gioco degli illustratori, perché una delle occasioni di grande sviluppo della editoria fiammesca nei confronti del grande pubblico, siamo nel 600, ci sono decine di pubblicazioni, nel 500 la gente legge, ci sono 2 milioni di opere a stampa che circolano in Europa, quindi quando parliamo di editoria non parliamo di piccole cose, parliamo di una numerosità attendibile e interessante. E nel 700 e soprattutto nell'800 le fiabe vengono illustrate, e quindi non solo
si legge ma si vede questa sorta di fusione tra lettura e visione, la fiaba acquista un'ulteriore credibilità nel senso di spendibilità e l'illustrazione diventa veramente fondamentale soprattutto in l'illustrazione delle fiabe in Estonia e in generale nei paesi dell'est ha avuto un'attenzione molto importante e quindi questa mostra rappresenta evidentemente un aspetto. Io ringrazio il Presidente dell'Associazione Italia Estonia per aver accolto il nostro invito e le lascio immediatamente la parola prima di passare la parola alla sessione. Dalla raccolta di poesie agli angoli degli occhi, brulichio di tante palline. Brulichio di tante palline buttate a caso insieme per terra. Come fai a parlarmi? Quel fiore che vive una notte per ogni 100 anni, come fai a parlarmi? Ricordarmi qualcosa a quest'ora, a quest'ora. La pelle ubriacata come se io stessi ancora ad ungerla di gin nell'ombelico vuoto, piccola cosa. E a grande mano stendessi al seno, al collo. Girati, tutta la schiena è natica. Piuma. Sulle montagne un forte vento di neve ha ricoperto gli alberi. Come fai a parlarmi? Quella tua lunga verginità presa in 2 ore su un letto di tovaglia. Brulichio di tante palline buttate a casa.